Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 Manager 2023. Pronti dopo aver affrontato il primo Gran Premio della nostra stagione. Abbiamo visto all'atto pratico che la nostra vettura fa un pochino caghicchiare. Poi ci sono stati anche dei problemi tecnici con Zu che ha distrutto anche cose. Quindi andiamo subito a leggere le mail perché riprendiamo dopo il Gran Premio, appena dopo, quindi... Non benissimo, vediamo un attimino la situazione. Allora, Attilio, volevo informarti che oggi inizia la sessione di test aerodinamici. Trattandosi di un nuovo periodo di restrizione di test aerodinamici, avremo un monte ore completo da allocare al simulatore. Ok, quindi ce le ha rimessi le ore. Però le altre le avevamo già sfrusciate, utilizzate, quindi va bene così. Risultati, ispezione componenti. Attenzione, ciao Attilio, abbiamo completato l'ispezione dei componenti aerodinamici dopo il weekend del Bahrain. Come noto, le condizioni dei componenti aerodinamici si deteriorano gradualmente quando l'auto accumula chilometri in pista, quindi è necessario esaminarli periodicamente. Nell'allegato puoi vedere quali componenti hanno superato o fallito l'ispezione. Vabbè, abbiamo pure sfondato cose. Cioè, abbiamo. Zu ha sfondato cose. Qualsiasi componente non abbia superato l'ispezione va rimosso dall'auto e sostituito al più presto. Nel caso di un componente non installato, è consigliabile verificare la disponibilità in magazzino. alla posteriore distrutta, telaio distrutto e sospensione distrutta. Motore 89%, Hertz, cambio, scatola del cambio 62%. Madonna, Zu ha fatto un macello. Che vai alla gara, andiamo a cambiare cose, dobbiamo riparare l'auto di Zu, componenti auto mancanti. Allora, il telaio, ce l'ho uno. Scambia. Installato su auto 1. No, aspetta, ce l'abbiamo in magazzino. Produci, scambia. Scusa, se l'alettone posteriore manca. Auto 2. Allora, fatemi vedere. Scusa, un attimo una cosa, perché... Magazzino. Quantità 3 telai ce le abbiamo. Ah no, ok. Su entrambe le auto. Ah, ti dice dove sta installato il telaio. Installato su auto 1. Mettilo pure sull'auto 2. Quindi qua ci dice entrambe. Scusatemi, stavo un attimo a... Sospensioni. Installato su auto 1. Allora, aspetta, andiamo direttamente qua. Che scambia. S2. Ah, questo è più prepotente. Sì. A bassa velocità va meglio. Installa sull'auto 1. Quella meno performante la metti sull'auto 2. Quindi abbiamo una sospensione fatta bene. Un set di sospensioni, immagino, fatto bene. L'altro ancora da valutare. Va bene, quindi in linea teorica le auto adesso stanno parate. Quindi a livello di mail... Ah, aspetta, risultati Future Race Bahrain. Allora, questi sono i piloti della... Formula 2 e Formula 3. Noi in linea teorica potremmo fare anche un po' di scouting, credo. Piloti, nessuno scouting. Valutazione generale. Vabbè, questi che stanno in Formula 1 no. Magari qualche pilota di Formula 2. 19 anni, quindi molto alta, disponibile a trattare. Pazienza per la trattativa. Anche Drugovic. Puoi chiedere agli scout di eseguire ricerche standard o approfondire secondo criteri dettagliati, in base alle situazioni e alle informazioni che ti servono. Se credi di aver trovato un professionista utile al tuo team, proponigli un contratto. Cerca solo di individuare le condizioni giuste prima di negoziare. È una parola.
Lo scouting di Italia è morale, stipendio, gli eventuali bonus monetari inseriti nel contratto, la durata del contratto attuale e la clausola di rescissione. Valutazione, oltre a... approfondito, va. Ok, ne vogliamo cercare due, anche Drugovic, che dite? Ah no, Drugovic non gli interessa proprio. 22 anni, 25, 21... lui è auto 1, primo pilota, questo è collaudatore, questo forse perché... Ah no, sta in Formula 1, è vero, infatti vedevo la divisa. Formula 2 si potrebbe valutare qualcosa. Proviamo, dai, anche questo scouting dettagliato. Ok, gli scout li abbiamo finiti, molto bene. Ora... abbiamo un po' di tempo prima del prossimo weekend di Jeddah. E vabbè, intanto continuiamo, dobbiamo aspettare cose. Periodo test aerodinamico iniziato. Obbligo sponsor, fate voi. Allora, va bene, questo l'avevamo letto, urgente. Al momento disponiamo di un numero ridotto di progetti per sospensione. Prodotti da noi, il componente attuale è installato sull'auto 2. Nell'eventualità di contrattempi durante il weekend potremmo rimanere sprovvisti. Scusa, al magazzino cosa abbiamo? Sospensioni, quantità totale 4, quindi ce l'abbiamo di scorta. È questo che ci manca in realtà. Se vado a produrre un set, quanto tempo ci mette? 8 giorni e costa $300,000. E però, come detto, queste sono meglio di queste altre. Però poi se facciamo un po' di ricerca e sviluppo conviene tenerle. Teniamoci quelle, lascia perdere. Telaio. Telaio lo stiamo ricercando adesso. Certo, spero che facciamo in tempo a... ce ne abbiamo tre di telai. Vabbè, quello rotto ce l'ha tolto, credo. Andiamo avanti, va. Allora, aggiornamento centro visite. Perfetto. Posta, posta, posta. Allora, centro visite. Va bene, adesso ci fa guadagnare un pochino di più, però. Strutture, andiamo a vedere. Se vogliamo fare qualcosa pure per il personale. Morale e sviluppo settimanale. Che costa 800.000. Vai. Simulatore. Allora, il simulatore 2.800.000, sviluppo settimanale dei piloti è più 60%. Questo conviene farlo se prendiamo un pilota di F2, secondo me. Poi, strutture operative. La sala del consiglio, diciamo che incrementa la fiducia nelle prestazioni, che al momento fa cagare, credo. Magari ci dà un po' più di tranquillità il consiglio, dai, facciamo così. Attrattiva squadra, eliporto, attrattiva squadra, sala cimeli, attrattiva squadra e morale. Più che altro il morale potrebbe essere utile per la situazione generale. Per lo sviluppo dell'auto purtroppo ci vuole una madonna. Importanza sospensioni, centro progettazione, capacità progetti, capacità ingegneri. Ma questo costava 11,5. Fabbrica invece, aspetta, fammi vedere. Capacità progetti e velocità sviluppo. 6%. Signori, investiamo un po'. Per forza. Flusso centrale, deportanza, riduzione, resistenza. Simulatore CFD. Vai, basta.
proviamo ad investire, ragazzi, perché come detto, per come sta messa la macchina, non è che possiamo fare miracoli, quindi proviamo. Allora, informazioni circuito, va bene, già da adesso ci facciamo un po' di prove, perché abbiamo 50 giri, gli obiettivi, vabbè, sono sempre quelli, raggiungi Q3 con due piloti, certo. Uno in 14esima posizione. Ma come me fai a dare sti obiettivi che non è possibile? Strategie previste, una sola sosta. E qua dipende, perché si possono mettere dure in combo con soft o medie. Vediamo, qua tocca fare un po' di prove, anche per quanto riguarda l'assetto. Vediamo cosa riesco a combinare. Allora, per quanto riguarda le prove libere, ragazzi, me le faccio io e vi aggiorno. Allora, durante le prove la cosa che vi faccio vedere è quello che faccio, visto che questa è la prima volta che magari le andiamo a fare, vi dico un pochino cosa provo a fare. Come per lo scorso anno, li faccio macinare un bel po' di giri per arrivare, vedete qua, raccolta feedback assetto, in modo tale quando arriviamo, questo pian piano facendo i giri si accumula, quando arrivano a 5 li facciamo rientrare e vediamo come si trovano con l'assetto. Adesso sta battagliando, va bene. Altra cosa che faccio è fare uno stint più lungo possibile con le varie gomme. Adesso siamo in P1, quindi magari li faccio fare quello con le dure. Vediamo l'83%, poi quanti giri riescono a fare fino a consumarle. Ci organizziamo un pochino. Poi per il resto mando abbastanza veloce, così almeno ci danno un feedback sull'assetto. Vi faccio vedere adesso anche come lo andiamo a fare. L'assetto qua ce lo dice. Difficile fare di più. Perfetto, quindi io adesso li chiedo e rientro. E appena possibile, appena arriva a 5, lo facciamo fare pure. Le sessioni possono essere interrotte per vari motivi, soprattutto legati alla sicurezza. A posto, si è schiantato qualcuno. La safety car e la virtual safety car, anche nota come VSC, intervengono per rallentare i piloti. In caso di emergenza, viene esposta la bandiera rossa per fermare totalmente la sessione. Gli eventi di gara possono diventare eccellenti opportunità strategiche. Per esempio, alcuni team scelgono di rientrare ai box con la safety car in pista per guadagnare un pit stop a costo zero. Costo zero, più o meno, però. Va bene, va bene, va bene. Allora, virtual safety car, non sappiamo cosa sia successo, però va bene. Allora, Bottas prosegue, sta rientrando invece... ok, c'è una macchina nel muro, apparentemente. Non ho letto. Ah, Leclerc si è proprio sfrantumato, molto bene. Ok. Allora, andiamo a vedere come si fa con l'assetto. Vedete, ci dà dei feedback. Sostanzialmente noi dobbiamo cercare di avvicinare questi nella barra. Naturalmente, ogni volta che andiamo a cambiare qualcosa succede un macello. E poi, una volta fatto quei 5, adesso li cambiamo l'assetto, lo facciamo rientrare, cerchiamo di farlo riandare per altri 5 tacchette, in modo tale che quelle barrette diventano sempre più precise. Noi adesso abbiamo delle cose da decidere, quindi questo qui proviamo a... Beh, dovrebbe... Allora, prima di tutto nei rettilinei non va bene, quindi l'ala posteriore... poi vediamo, perché dipende anche, ad esempio questo qua, se lo muoviamo, vedete sotto? Vi faccio l'esempio dei rettilinei. L'inclinazione dell'ala anteriore, vedete? Lo modifica poco, modifica più magari il sovrasterzo. Quindi andiamo a gestire questo, se noi vogliamo riandare più in centro con l'ala... Vedete, questo è arrivato, qua invece ci siamo allontanati, quindi magari andiamo con l'ala posteriore che dà più tacchette per quello e cerchiamo di farli rientrare dove possibile. Qua si sta allontanando la sterzata, poi vabbè, certo dobbiamo andare a vedere un pochino le cose. Barra antirollio, vedete, ci sta avvicinando abbastanza, cerchiamo di farla rientrare e magari ridiminuiamo un pochino questo. Vediamo anche la campanatura delle ruote che potrebbe aiutarci a rientrare lì, anche se la trazione un pochino ne stava risentendo, però poi cerchiamo naturalmente di... La convergenza, vedete, scambia solo quei due, quindi cerchiamo di farli rientrare in questo modo. E per il momento proviamo così. E non è il top, diciamo, andare con gli elementi proprio al massimo, però... Insomma, intanto
Proviamo il piano di run, glielo facciamo rifare per 20 giri. Vabbè, tanto al momento deve solo macinare. Adesso ci vuole un po' per riconfigurare, quindi insomma ci metterà un bel po' di tempo, però va bene. Intanto pure Bostas è arrivato. L'assetto non è uguale per tutti e due, quindi... Facciamo rientrare anche Bottas. Intanto là stanno cambiando l'assetto, ci vuole un po', ma... Ok, andiamo a vedere Bottas com'è la situazione. Più o meno stiamo là. Allora, intanto andiamo con... alla posteriore per far buttarla lì dentro. Poi... Questo se riusciamo... Questo è un po' più problematico. Rientra là, poi non è detto che deve stare al centro della barra, perché può essere che dopo che hai fatto l'assetto questo si sposta sempre più in qua, quindi c'è da vedere anche questo. Ora, sempre virtual safety car, non sappiamo quanto manca. ...40 minuti, ne spendiamo però tanti qua. Quindi io adesso faccio un po' ste cose per l'assetto, vado a vedere più o meno i consumi degli pneumatici, quanto... come vanno. Noi quanti giri abbiamo fatto adesso con le... Abbiamo fatto 12 giri e quindi poi possiamo andare a vedere 12 giri che percentuale consumato, più o meno, L'ho fatto anche spingere un pochino e... vediamo. Attenzione! A botta di culo siamo riusciti a fare un assetto perfetto per Zoo alle prove 2. E vedete che poi mo per dire qua ero o qua, non mi ricordo, uno di questi comunque ero un po' fuori in realtà dalla zona blu, quindi come l'anno scorso. Capita a volte, ok, non ricapiterà mai più nella vita. Perfetto. Ok, niente. Piccolo appunto. Grande Zoo. Bottas no. Però non so se conviene che così poi andiamo a smaciullare gli altri. Quei due perfetti però ci freghiamo così. Vabbè, proviamo, vediamo se ce la fa. Insomma, magari adesso è il 92% la soddisfazione. Proviamo. Aspetta, fai vedere chi cazzo si è sfragnato. Bottas. And follow data, follow data. Copy. Red flag, follow data. Facci vedere il replay. Ma c'era l'as ferma, ecco perché l'abbiamo inculato e niente. Tempo al riavvio della sessione. In che senso? Bandiera rossa attiva, ok. Vabbè, che te devo dire? Niente, si è sfondato Bottas, ritirato, a posto. Bene, l'unico che doveva provare l'assetto. E comunque ha rotto pure l'alettone, perché... Che fanno, lo rompi l'alettone? Vabbè, Zu, siamo tutti con te. Prova tu le gomme, vedi un po'. Allora, in tutto ciò, a parte la scatola del cambio, che però in realtà in gara credo si possa cambiare. Allora, le sospensioni le ha sfondate, Bottas. Cioè, in quella toccatina ha sfondato il telaio, l'alettone anteriore. Le sospensioni. I telai però piano piano stanno a finire qua, Installato due in magazzino, sono finiti i telai. Il cambio lo teniamo, credo che in gara ce lo faccia... Figa. E insomma, vabbè, andiamo a fare pure una prova con le soft, va. Vediamo pure quanto durano queste. Anche se Bottas ne ha provato manco le altre. Dobbiamo vedere pure se l'assetto va bene a lui. Non benissimo sta Alfa. Comunque in tutto ciò i tempi sono sempre gli ultimi, tra l'altro, quando riescono a non schiantarsi.
Ok, dai, pure Bottas l'assetto è andato bene, ma sta girando molto più lento di Zhou. Non so se perché. Oddio, l'assetto Zhou è 100%, lui è 92%, che in realtà è come prima. Pure prima stava al 92%, se non ricordo male. Però adesso pare meglio un po' tutto. Abbiamo perso due perfetti, forse sono diventati grandi. Vabbè, però ci sta. E niente, però sta girando più lento. Anche se c'è da ricordare che anche. Questa qua che è la fiducia del pilota sul tracciato. Questa è la conoscenza della componentistica? Credo di sì. O il contrario, non lo so. Vabbè. Ok, prove libere finite. In quest'ultima sessione sono andati meno peggio. Insomma, penultimo, Bottas, sedicesimo, Zhou. Bravissimi, bravissimi. Ok, adesso è arrivato il momento delle qualifiche. Allora, acclimatamento tracciato, 91% è riuscito ad arrivare Zhou e Bottas 67 perché ha saltato praticamente le prove libere 2. Quindi. Allora, vediamo. Ok. Dobbiamo vedere anche adesso in qualifica cosa riusciamo a Ciao a tutti e combinare. benvenuti a questa attesa fase di qualifiche. Il circuito cittadino di Jeddah spinge le macchine ad altissima velocità. Bandiere gialle, rosse e incidenti sono all'ordine del giorno nelle qualifiche. La strategia può fare la differenza, ma attenzione ai giri di rientro. E qui un pilota di cui abbiamo parlato molto di recente, Valtteri Bottas. A giudicare dai tempi Perché ne sul avete giro, parlato? non ha dato il meglio di sé nelle prove libere. Probabilmente l'assetto non era quello giusto. Se vuole sperare nella Q2, deve cambiare qualcosa in fase di Sì, qualifica. stai fresco. Allacciate le cinture, signori, siamo alle qualifiche. Ok, vai. Più che altro voglio andare a vedere una cosa. Scatola del cambio. Ok. Controlliamo pure qua perché scatola del cambio al 50%. Stare sicuri. Zhou ha fatto una buona qualifica. Non gli mandiamo tutto all'aria. Va bene. Allora, abbiamo messo i cambi nuovi. Abbiamo le qualifiche e via. Tanto duriamo, penso, la prima sessione. Non è che. Non credo si possa fare granché. Allora, direi di fare un primo giro a secco subito adesso che non c'è nessuno. Facciamo uscire il nostro Bonzu. Vai, schippa, schippa, escilo, escilo. Vai anche Valtteri. E via. In realtà è uscito Magnussen, va bene. Adesso escono anche tutti gli altri. Vediamo se. Zhou, secondo me. Follow Delta, minus on target. Over the line, charge on, charge on. No, in realtà Bottas è andato più veloce. Di Follow your poco, Delta, stay però. negative. Box this lap and cool the engine. Copy. E poi li facciamo riuscire dopo. Come usate queste? Allora, piano di run, giri lanciati 1, includi giro di recupero, carburante aggiuntivo no. No, ma il giro è giusto così, non è che. Tanto queste, non è che ci possiamo inventare niente. Va bene, riconfigurate. Facciamo fare. Vabbè, facciamo uscire pure mo, dai. Facciamo così. Facciamo uscire Bottas e anche Zhou. Allora, facciamo fare il giro così. E poi facciamo una cosa. Allora, adesso dovrebbe. Assumi il controllo manuale. No, direi di no. Cioè.
qua lo usano tutto a cannone, direi. Non credo che sia necessario assumere il controllo manuale. Facciamoli fa sto giro. Poi l'ultimo, agli ultimi minuti, se riescono a riuscire, magari provo io a fare qualcosa, ma... non credo riescano a fare granché. Se mi fa vedere, se mi leva sto cazzo di coso qua. Zeus è migliorato però, attenzione. Perché prima Zeus stava dietro Valtteri Bottas, adesso invece guardalo come sportiveggiante di fine. Pneumatici, no, lascia quelli, dai. 84. Soft, soft, soft. Vabbè che in gara non lo so se usiamo le soft, perché ho fatto un po' di prove e praticamente abbiamo più o meno una quarantina di giri hard, 30 le medie, 20 e qualcosa le soft. Vabbè, comunque ce l'abbiamo un altro paio. Vabbè, cambiamoli le soft a tutti e due. Su potrebbe arrivare in Q2, non è detto che non ce la faccia. Adesso facciamo una cosa, facciamo uscire prima su poi Bottas, magari gli dà un po' di scia. In realtà c'è Norris nel mezzo. Vediamo un po'. Aia, Zucca ha fatto. Cos'è questo? O è a rischio o si è scassato qualcosa. O gli hanno annullato il giro, non saprei. Proviamolo il controllo manuale. Il controllo manuale ti consente di gestire liberamente il ritmo, consumo carburante e strategie Hertz. Effetto solo per la durata di run in corso. Ritorno in box per arrivare. Ok, è già tutto a palla. Potenza, no, vabbè. Giustamente, non è che... è giusto così. È già tutto a cannone. Va bene. Niente, Zu l'hanno cacciato. Bottas è ultimo. A posto. Signori, non possiamo fare miracoli con questa Alfa Romeo, ma in realtà non possiamo fare niente con questa Alfa Romeo. Una manga di miracoli. E insomma, molto bene, molto bene. E vabbè, mo ci andiamo a fare sto gran premio. Eccoci qui, la F1 eccoci è qui, olè. Un'altra ricca giornata di emozioni. Tra l'altro dobbiamo pure rifare un altro telaio. Il circuito cittadino di Jeddah porta le emozioni della velocità a livelli mai visti. Ma anche un campione del mondo può commettere errori nello stretto. Pensa a due Bottas. Max Verstappen nel 2021. È una serata nuvolosa con alte probabilità di pioggia. Addirittura. Quindi i team dovranno essere pronti a cambiare strategia in corsa. Le strade di Jeddah sono in fermento e le squadre sono quasi pronte per l'inizio del Gran Premio dell'Arabia Saudita. Allora, andiamo a vedere perché sta cosa del meteo parzialmente nuvoloso. Previsioni però non è che ce l'abbiamo. Cioè, in realtà prima della gara dovremmo riuscire a vedere le previsioni. Sarò io che ancora non le vedo qua, Meteo previsto, parzialmente nuvoloso, però vorrei capire alla lunga. Però forse te lo dicono direttamente in gara. Però a saperlo prima, però vediamo un attimo se magari qua... Allora, i giri sono 50, quindi in realtà si potrebbe anche azzardare una... Io calcolate che i giri che vi ho detto prima li ho testati con ritmo normale, non spinto. E... perché sennò sbrindelliamo pure il motore e quant'altro, quindi... Facciamo che benzina un poco di più, un giro in più la metto a tutti e due, giusto per avere... magari una... Ok, poi... per le strategie, parte prima Zu. Queste sono quelle consigliate. E... soft dure, soft medie nessuno proprio, Guarda Zu, tu mi parti con questa strategia.
quindi sarebbero a 20 giri. Beh, calcolando che ne avevo calcolato qualcuno in più, ma senza spingere troppo, direi che ci può stare. Sì. E Bottas facciamo un altro tipo di strategia a questo punto. Possiamo provare anche così. Poi vediamo, magari li mettiamo le soft. Se riesce... Medie, medie. Proviamo così invece. Vediamo fin dove arriva con le medie. Perché le medie ho messo 30 senza spingere. Poi rimarrebbero 20 giri. Potrebbe fare con le soft senza spingere. È il senza spingere che mi preoccupa un po', però. Signori, proviamo, proviamo. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Magari l'unica cosa in partenza... Passo aggressivo, attacco. Solo in partenza, poi rimettiamo quello normale. Anche lui. Solo per la partenza li mettiamo così, poi li ristabiliamo normali. Vai signori, pronti per il Gran Premio? Voi mi raccomando, fate il tifo come se non ci fosse domani. Circuito di Jeddah. Pronti per... Vai, vai, vai. Allora, aspetta, facciamo un'altra cosa. Perché prima non te lo fa fare questo. Aspettate. E via, partiti. Perché questo non... Facciamo così. Ok. Vai. Era da mettere, se no... Eccoli lì dietro, attenzione, Zu prova subito ad insinuarsi. Rimane lì all'esterno. Seguiamo Zu, che botta sta dietro. Grande partenza per... Cinese che... Mamma mia, con quali rischi. Williams alle calcagna. Vediamo se riescono. Anche solo per il primo giro vorrei fare sta cosa aggressiva, ma... Insomma, già... Già è pure troppo, eh. Vediamo se Bottas, attenzione, lì dietro riesce a fare qualcosina. Bottas, sorpasso su Piastri, abbiamo visto. Per il primo giro puntiamo a guadagnare qualche posizione, giusto così. E qua ci dovrebbe far vedere le previsioni in realtà, no? La pioggia comunque non è prevista, da quello che capisco. Allora, Zu invece si fa rimpallinare dalla Williams, quindi abbiamo fatto sta bella cosa. Capì. Dai, abbiamo fatto tutta sta fiera per niente. Ok Valtteri, we need to slow down. Siamo un attimo neutro. E signori, niente, adesso abbiamo le due Alfa lì dietro. Andiamo un po' avanti. Faremo un po' di dai e vai, perché... Attenzione. Bottas ultimo, va bene. Vediamo con il DRS che Zu non riesce però a... Ci prova. Oddio, guarda che gli alettoni sono contati. Io non mi fido di questi comunque, ve lo dico. Io non mi fido per niente. Qua secondo me solo sul dritto si può fare qualcosa. Vai col DRS. Vai, vai. No.
Le gomme sono troppo calde, non è vero per niente in realtà. Scusate, ma si è schiantato malissimo. Still follow Delta. Abbiamo visto in diretta lo schianto. Vediamo un po'. Debris, incredibile. Qui c'è Debris. Vediamo. L'auto si è scontrata. Beh, ci sta. Sapim. Ma qui ha preso la faccenda troppo alla lettera. Rischiano anche le due Alfa, forse più Bottas che Zhou. Va bene, una posizione abbiamo guadagnata, bene così. Dai, dobbiamo solo sperare che si ritirino tutti e poi stiamo a posto. DRS è disattivato, allora mettiamo carburante equilibrato, tanto adesso save fuel. Non si può spingere più di tanto. Yep. Oh signori, una alla volta. Che ne sai? Vediamo. Siamo proprio ultimi, ma distaccati tantissimo dalle Williams anche. C'è solo Piastri lì che... Ok. Poi tra l'altro un'altra cosa, ragazzi, che dobbiamo tenere in considerazione è noi durante le prove libere e le qualifiche facciamo una manicata di giri, ma anche per fare un po' di esperienza, per fare l'assetto. Il problema è che così le nostre... perché noi in qualifica facciamo più o meno il doppio, ogni sessione il doppio di tutti gli altri. Ma così le nostre componenti si disintegrano. Piastri ci ha fregato, a posto. Siamo ecco ultimi l'auto e penultimi, di a Piastri. Posto. Ecco l'apertura. Ha provato a resistere un pochino. Piastri conquista posizioni. Ma non, niente da fare, signori, niente da fare. Vabbè, torniamo così. Zhou, sorpasso a Piastri. Attenzione, rivediamoci così contro sorpassi. Tanto non è che possiamo fare molto, In questo caso, cioè con un'auto così merdosa, neanche a dire selezione DRS, selezione LERS, modalità sorpasso, consumo, carbura. Che vuoi fa? Stanno sfracellati in ultima e penultima posizione. Cioè, al massimo si sorpassano e si risorpassano tra loro tre. Cioè, quelli davanti non li riprenderemo mai con sta macchina. Quindi, queste prime gare, signori, dobbiamo semplicemente provare a soffrire un pochino e... vedere cosa riusciamo a combinare. La Piastri sorpassa Bottas, va bene, rimaniamo così. Vediamo anche la durata degli pneumatici. Vediamo più che altro se le soft riescono a durare quei... abbiamo messo... Vediamo anche Valtteri, dai. Questo era Valtteri Bottas. Si lotta nelle retrovie in modo clamoroso. Troppo ghiotta. Se Zhou riuscisse a spingere un po' Bottas, però Bottas è abbastanza distante adesso. Più di un secondo, quindi... non riesce. L'unica cosa che potrei fare è rallentare Piastri con Bottas, ma non ne vale neanche la pena, signori. I distacchi... oddio, adesso Piastri si è un po' allontanato. La finestra della strategia di oggi... No, tieni lungo. 4 secondi e 4. Allora, proviamo a fare una cosa. Noi dovremmo fermarci... uno, due, tre, ce la facciamo a fare ritmo un po' più sostenuto? Io penso di sì. Vediamo se guadagna un po'. Adesso è a 3 secondi e 8 da Sargent. Anche se tra poco dobbiamo diminuire con la benza. Vediamo se riusciamo a guadagnare qualcosa. Qualche decimino lo sta raccimolando. Noi al ventesimo mi sa che ci dobbiamo fermare, dobbiamo tenere sempre Sargent più che Ocon, che si è già fermata ai box. Gomme va bene. Un po' allora mettiamo standard, che giusto per la temperatura. Copy, man. A Bottas non lo sto facendo perché con Bottas vorrei cercare addirittura di arrivare. No, ignora. Fai un altro po', puoi spingere ancora un po'. Bottas, se riusciamo a mettere... Bottas e Zhou stanno un attimo impataccando.
E manco c'è un problema in box, equilibrato. Equilibrato anche qui. Bottas ne ha un po' di più, però. Allora, rimettiamo adesso che la temperatura è tornata normale, rimettiamo così. Facciamo arrivare le gomme fino al 30%, va pure bene. Quindi secondo me passa sul rettilineo. Intanto Bottas ha superato Zhou, tra l'altro. Allora, ok, mancano. Sì, vabbè, ci sta. Dovrebbero far mettere le dure, ma secondo me con le medie ce la facciamo. Allora, aspetta un attimo, scusa, vediamo. Bottas sta a 50% con 23 giri. Sì, ce la facciamo a mettere le medie. Mettiamo le medie, non le dure. Vai. E conferma box. We box is left. Come to the pit lane. Mamma mia, l'asse ci sta recuperando in modo clamoroso. Però vabbè, adesso rientra in box. Ignora anche per lui, perché il 49% è ancora pochino. Così con lui vediamo se addirittura riusciamo a mettere le soft. Le soft sono durate 23 giri. Se riesce a fare un altro po' ce la potrebbe pure fare. Facciamo medie e soft per tutte e due, ma intervallati. Allora, manco se un altro passo, vabbè. Allora qua mettiamo ritmo standard, poi vediamo alla fine se riusciamo. L'Hertz, signori, l'Hertz è difficile starlo a gestire così. Dovremmo fare un giro in un modo, un giro in un altro, un giro in un modo, un giro in un altro. Possiamo provare sia per l'uno che per l'altro in realtà. Solo che dovremmo tenerlo sott'occhio. Quando sta troppo basso magari. Andiamo neutro se recupera qualcosa. Facciamolo pure lui a neutro. Ottimizzato dovrebbe recuperare poco poco a giro. Però vediamo se già così potrebbe andare bene la gestione dell'Hertz. Intanto con le gomme ok. Poi magari lo facciamo spingere con le soft Bottas. Inizia tanto tutto all'imbocco della 17. Decide di provarci. Norris, attenzione, si fa spazio e riesce a sverniciare Valtteri Bottas. Niente da fare, questa Alfa Romeo è veramente imbarazzante. Ma queste non possiamo fare miracoli. Allora, per le gomme Bottas va bene così, Zhou va bene così. Bottas poi. Allora, Bottas sta lì, potremmo 31, 20 giri con le soft, va bene. Mettimi le soft. Box box. Vai, vai. Copy box. Vai Valtteri. Fate cazzate box, eh. Ok. Passa Zhou, che ha già effettuato il pit, ricordiamolo. E infatti ha perso parecchio Bottas. Però c'è da dire che Bottas adesso con le soft potrebbe secondo e due da Piastri. Che gomme ha Piastri? Le medie. Deve ancora fermare Tsunoda lì davanti, ma tutti e due i nostri piloti sono lontanissimi. Allora, Zhou è praticamente da solo. Sta a 11 secondi da Sergeant. Quindi, insomma, a livello strategico non benissimo, eh. Proprio non benissimo.
Vabbè, continuano a perdere, non... Veramente in difficoltà sta Alfa, eh. Bottas con le gomme, se riusciamo a farlo spingere un po' di più magari gli ultimi giri. Piastri sorpasso a Bottas, a posto. Ora è il turno della curva 2. È a portata di mano. Vabbè, qua sul dritto col DRS per forza di cose. Dobbiamo... Ha inchiodato Bottas. Bossa in realtà. Vale la 18esima posizione. Diciamolo, diciamolo. Adesso teniamo d'occhio il distacco di Bottas da Piastri. Almeno cerchiamo di superare Piastri, dai. Anche se... Neanche l'Hertz possiamo sfruttare tanto, però facciamo andare... Attenzione perché Zhou comunque... Si è avvicinato a Tsunoda, eh? Attenzione, Tsunoda gli mancava il pit, è cosa buona per il nostro Zhou che potrebbe affondare il colpo, vediamo. Bottas intanto l'ha superato Piastri. Vediamo, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Successo. Questa era l'Alfa Romeo. È sempre sul dritto. È troppo invitante. Pure che il Piastri qua è inchiodato un pochino, è stato un po' più difficile qua però, eh? Sportellate tra i due, posizioni. Incredibile. Lotta per l'ultima posizione, emozioni a non finire proprio. Mentre Zhou sta perdendo un po' di potenza. Un po' aggressivo e carburante al massimo. Devi stare nel secondo da Tsunoda. Anche se la nostra auto fa cagare. Ecco niente, qua abbiamo già finito. Vediamo se ce la fa. No, l'ha perso comunque. L'ha perso comunque. Vediamo. È così. Vabbè, che è tanto questa è. Eccoci, siamo alla curva 1. Riuscirà a passare? Vabbè, sì, sempre la stessa cosa, abbiamo capito. Arriva là, Bottas un po' inchiodatina. Si scanneranno fino all'ultimo giro. Ah no, stavolta Bottas è stato sverniciato con più veemenza da Piastri, ok. Zhou ormai è un secondo e 4, quindi niente. Però con le gomme lo facciamo spingere un pochino. Un pochino facciamo spingere anche Valtteri, che con le gomme sta giusto. Poi gli ultimi, proprio gli ultimi giri magari lo facciamo spingere un po' di più. Attenzione perché qua li dobbiamo far recuperare un po' di Hertz, perché sta messo veramente male. E forse anche a Bottas lo facciamo recuperare proprio poco poco. Vediamo. Tanto Piastri si è allontanato un po' adesso. Attenzione. Il riscaldamento lo rimetti normale. Rimetti normale pure il carburante. Tanto lì dietro Bottas è a 9 secondi e 5. Piastri ormai si è distanziato un pochino. Al carburante. Il carburante mi sa che abbia esagerato però, eh? Il carburante mi sa che abbiamo esagerato a spingere. Lo recuperano ma manca veramente poco. Però possiamo fare una cosa. Qua le gomme stanno... Parliamo di Bottas che ha 10 secondi su Piastri, quindi... Però Bottas si è avvicinato molto a Zhou, eh? Però dobbiamo conservare giusto una punta questo. Un po' più aggressivo qua, così bilanciamo. I meno 0-3 di Zhou dovrebbero essere recuperati negli ultimi giri in linea teorica. Ok, carburante rimettiamo equilibrato. Attenzione, i doppiaggi, doppiaggi. Bottas a 2 secondi da Zhou. 50% di gomma, va bene, può continuare a spingere. 47% media, anche lui può continuare a spingere. Magari mi metti, guarda, un po' conservativo, giusto perché non so se arriviamo.
E ho velo velo. E Bottas intanto ha raggiunto Zhou, vediamo. Seguiamo Valtteri in coda al suo compagno di scuderia. Lottano per la penultima posizione. Grandi emozioni proprio. Zona di RS. Poi si schiantano. Ti credi che non è possibile tra questi due rincoglioniti? Sorpasso di Valtteri Bottas. Vediamo se reagisce. Qui sul dritto. DRS per Zhou. La vedo malissimo, signori. La vedo malissimo. Bottas, Bottas, attenzione, i due. Mamma mia, ruota a ruota tra Bottas e Zhou, incredibile. Impossibile sorpassare. Potremmo dare degli ordini di scuderia, ma no, scannatevi. Se mi rompete la macchina, però vi spacco il culo proprio di brutto, eh. Incredibile lotta in casa. L'unico modo per vedere qualche lotta è questo, credo. Un po' avanti. Intanto che gomme un po' eccessivamente calde per tutti e due in realtà. No, perché con le gomme troppo calde poi si rischia non solo il consumo ma anche magari il grip non propriamente ottimale, quindi. Ultimo giro per Max Verstappen, dietro di lui Perez, poi le due Ferrari, poi le due Aston Martin, poi le due Hamilton, le due Mercedes, poi le due Alfa Tauri, le due, vabbè, che cos'è? Ma scusate. Ma tutti a coppia arrivano. Attenzione qui, E niente, Red Bull, Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Alfa Tauri e Haas. Poi si sono un po' mischiati, tranne le Alfa che poi restano così. Attenzione, ultimo giro. Bottas vuole difendersi, ma Zhou non ci sta. Lui che aveva fatto un assetto perfetto in qualifica, non è servito a una beneamata mazza. Un assetto perfetto in prove libere. Vediamo. Ultime possibilità per il nostro Zhou. Per alcuni Zhou, ma per noi è Zhou. DRS per lui, ma è ancora troppo lontano, non riesce. Bottas ne ha di più, forse per le soft, forse perché Zhou è un salame. Max, non lo sapremo. Verstappen taglia il traguardo e sale sul gradino più alto del podio. Attenzione, c'è ancora una piccola possibilità qui prima del... Ma no, non ce la fa, non ce la fa Zhou. Attenzione, ruota a ruota, li chiude la finestra in faccia e finisce poi. Cioè, vedi, ha frenato, ha chiuso il DRS e poi l'ha riaperto. Insomma, sta cosa è una stronzata. Niente, signori, ultime posizioni per noi. Peggio di noi solo Piastri e De Vries che si è schiantato a muro. E noi dovremmo fare settimi nel mondiale costruttori, eh? Certo, certo. Max Verstappen può aggiungere un altro podio ai suoi numeri record. Il numero di vittorie in stagione sale a 2 e a questo punto c'è solo da festeggiare. E ora i piloti possono... Pure noi festeggiamo, signori. Che bello. Ma vaffanculo, va. Allora, i costruttori qua, se dobbiamo fare vabbè, calcolando che settimi si può fare, siamo ancora tutti a 0 punti. Quindi il primo che fa qualche punto, tanta roba, Vabbè, anche Haas che ha un punto solo, quindi tutto sommato per il momento la settima posizione è ancora possibile. Anche se all'atto pratico non credo propriamente sia possibile, ma la dirigenza questo non lo sa. Va bene, prove 19, 18, mazzezzo, seria, gara 17esima e 18esima. Il collaudatore non ha fatto niente, ma è abbastanza salame pure lui, quindi. Almeno guadagniamo un pochino, c'è da dire questo. Che all'atto pratico la dirigenza, la moneta è la prima cosa che guardano, sì, i risultati, sì, qua, sì, là, ma la dirigenza... Attenzione, migliora così a gratis. Ma la dirigenza sta a guardare i soldi, altro che...
Allora, signori, noi a questo punto ci salutiamo qui con questo episodio perché siamo andati abbastanza lunghetti. Io direi di fare una cosa del genere. Cerchiamo quando posso di fare un episodio dove compatto un po' tutto. Poi ditemi anche voi se magari preferite un po' diviso e più corti o meno. E naturalmente la frequenza dell'uscita sarà con calma perché ci vuole una marea di tempo. Infatti questo qua non è che l'ho registrato tutto di seguito, sono stati un po' di pause, giorni diversi. Comunque, noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ragazzi, mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare serie il canale. Spero che il video vi sia piaciuto e fatemi sapere appunto la vostra. Mi raccomando, ditemi, consigliatemi cose, insomma. Interagite. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da quel tale Ale.